Giovanni Farmaggio, la tua ora è giunta. Devi seguirmi lungo... E però può chiedere un po' di silenzio? Non vede che sto leggendo un libro? Io sono... Il tristo mietitore, ho capito. E io sono uno che vuol solo leggersi un libro in santa pace. Ma io... Ma lei niente. Lei viene qua, irrompe in casa mia, dice frasi senza senso e adesso pretende anche che io le dia retta. E per piacere, cos'è venuto qua a fare lei? Io devo portarla là dove nessuno ha mai fatto ritorno. Posso portarmi dietro il libro? No. E allora fa il favore di aspettare che io lo finisca. È un giallo molto avvincente. Muoio dalla curiosità di sapere chi è il colpevole. Ma... Non c'è mai, non c'è sì. Adesso lei si siede da qualche parte, sta in silenzio e fa il favore di aspettare. Ma... Senta, io comprendo che lei debba fare il suo lavoro, ma io ho il sacrosanto diritto di leggere il mio libro. Adesso si sieda e la smetta di disturbare. Scusi. Cos'è? Da dove viene? Ignorate il significato della parola silenzio? Volevo solo sapere quanto le manca. Poco, se la smette di disturbare. Ecco. Visto cosa ha fatto? Adesso mi tocca ricominciare il capitolo da capo. Ehi! Senta! Oh! No, mamma! Il fegato non mi piace! Tanto per farle una gentilezza, volevo avvisarla che sono arrivato all'ultimo capitolo. Bene! Senta! Cosa c'è? Senta, sono già stato gentile a smettere di leggere per dirle che avevo quasi finito. Cosa vuole ancora? Potrei leggere una rivista. Sì, ma... In silenzio, lo so. Ma... Lord Bootman... Ma chi è questo qua? Ma non ha parlato di nessun Lord Bootman, come fa a essere lui il colpevole? Allora possiamo andare. Non se ne parla nemmeno. Io non mi muovo di qui finché non ho scoperto chi è questo Lord Bootman. Mi dispiace per lei, ma dovrà aspettare ancora un po'. Cara, stasera torno tardi. Straordinari. Sì, ciao.